Gli ultimi 90 minuti vi separano da quella che potrebbe essere la salvezza diretta, è tutto nelle vostre mani. Sì, siamo stati bravi a arrivare all'ultima partita e potersi giocare questi 90 minuti che decreteranno se dobbiamo passare attraverso i play-out oppure se possiamo ritenerci salvi direttamente. Sicuramente bisogna fare un applauso a questa squadra che è arrivata all'ultima giornata partendo da una situazione un pochino deficitaria in classifica ed è arrivata a giocarsi questa grossa possibilità. Una vittoria e siete salvi, matematicamente salvi. Quante chance dai a questo scenario, a questa possibilità? Diciamo che scaramanticamente non ci penso, mettiamola così, non ci pensiamo, cerchiamo di concentrarci al massimo e sappiamo che la posta in palio, almeno per noi, è altissima e sappiamo quello che possiamo ottenere vincendo. Diciamo che sicuramente andremo su a San Marino concentrati più di ogni altra partita. Sono 3 vittorie consecutive, quindi un momento di forma il vostro, state uscendo proprio in questo finale di campionato, state meglio fisicamente o mentalmente? Diciamo che forse entrambe le cose, perché ovviamente non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, i risultati aiutano sia magari psicologicamente che anche un pochino fisicamente, si fa fatica con più tranquillità e più a cuor leggero quando c'è bisogno di farlo. Diciamo che possiamo dire che abbiamo raccolto un po' quello che abbiamo seminato e che diciamo questa squadra ha avuto una crescita esponenziale da un certo punto del campionato in poi e per questo credo sia giusto adesso trovarci all'ultima giornata e giocarci questa grande possibilità. Che partita vi aspettate domenica a San Marino? Ecco, contrariamente da quello che potrebbe sembrare guardando la classifica, noi siamo certi e sicuri che sarà una partita vera dove, come tutte le altre partite, dobbiamo conquistare i punti e soprattutto sudarceli, perché come è giusto che sia, fino ad oggi nessuno ci ha regalato niente, nemmeno per dire domenica il Fabriano che era già retrocesso o la domenica precedente i Nerostellati, neanche loro giustamente hanno regalato nulla e quindi sappiamo già che a San Marino sarà partita vera e dovremo sudarci questi 3 punti che ci separano dalla salvezza.